certo sul proprio ruolo. No, viene proprio dalla storia intima, familiare, personale di un cinema, di un cinema che si divide in modo esemplare, estremo, all'interno della stessa famiglia, dello stesso nome. E questo è veramente affascinante, questo suo ruolo in una sorta di natura duale, che non è mai stata tale, non è mai stata i fratelli italiani che girano in quadratura a testa, che fino all'ultimo bellissimo film che abbiamo visto, Giulio Cesare in carcere, e poi però in realtà soprattutto dentro la mente, l'occhio dei due registi, ecco, loro sono registi che hanno lavorato sul proprio essere fratelli nel cinema, già hanno lavorato a questo, hanno fatto questo. E nel caso di Bernardo, che quella sera, l'altra sera, al Sacher, al cinema Sacher di Roma, non è riuscito ad andare avanti a parlare, si è interrotto, è stato molto, cioè senza nessuna esagerazione, come si può non essere esagerati quando muore un fratello? Credo che non sia possibile. I fratelli sopravvivono ancora più degli altri, forse. Comunque, buona visione con questo cinema insieme a fratello e suo fratello, e poi anche invece totalmente celibe, totalmente singolare, altro che fratelli, non ha neanche cugini questo cinema in Italia, appunto perché è una rabbia e una durezza e una. Ripeto, soprattutto questa non sgradevolezza, non gradevolezza, talmente assunta da sembrare naturale, da sembrare una dote acquisita fin dall'inizio. Invece c'è una fatica, un amore. Ti vediamo bene, Giuseppe, buona visione. Noi ci siamo trovati di fronte ad un episodio molto grave di provocazione. Non era la prima volta che la polizia ha qui davanti sparato. Questa volta è stato colpito un giovane, quale per fortuna non è morto, però io voglio aggiungere, un altro giovane è stato ferito. E un giovane carabiniere, un giovane come noi, è stato colpito da una bottigliata in un occhio e anche lui rischia di perdere la vista da un. Se qualcuno vuole può venire qui a fare questo ragionamento. Del modo in cui. Scusatemi, questo è certamente il frutto del modo in cui agiscono di fronte ai giovani. Sempre di fronte alle manifestazioni, la polizia e i carabinieri nel nostro paese. È il frutto dell'abitudine a colpire, ad usare le armi da fuoco, che ha seminato decine e decine di vittime nel corso di questi anni. È il frutto di un metodo provocatorio che non ha come fine spesso quello di mantenere l'ordine, ma quello di alimentare la tensione e la provocazione. E in particolare questo può avere avuto significato oggi, qui nei confronti di questo festival. Io vi invito a riflettere su altre cose, compagni, non soltanto sulla sparatoria criminale. Vi invito a riflettere sul fatto che quando un gruppo, un piccolo gruppo per fortuna, ha inteso reagire a quel gesto con un'azione inutile, teppistica e provocatoria, distruzione di un autobus, di oggetti, invasione della strada, e si è messa a marciare verso Ravenna, io vi invito a riflettere su quello che è stato anche lì l'atteggiamento delle forze di polizia, le quali hanno consentito, hanno permesso che si marciasse su Ravenna e una volta che questi sono stati nel centro cittadino, allora lì li hanno caricati, con l'intenzione non evidentemente di contenere, di mantenere l'ordine, ma con un'azione che obiettivamente ha alimentato la provocazione e il disordine. Però resta il fatto obiettivo
che in questa città, e non soltanto i commercianti, ma il popolo, i lavoratori, hanno vissuto giorni crescenti di tensione, momenti di provocazione, assalti ai negozi, atti di provocazione, in parte frutto della disgregazione sociale e della miseria, non della volontà di provocazione politica. In parte, possiamo dirlo perché lo sappiamo e ne siamo consapevoli, in parte anche frutto di volontà politica, di odio anticomunista, di volontà di danneggiare questo festival. Vedete, oggi nel nostro paese non è facile per i giovani vivere insieme un festival dove si discuta, ci si diverta, si ascolti la musica. Non è soltanto stato difficile qui a Ravenna, ed è difficile qui a Ravenna. È stato ed è difficile ovunque questo si sia tentato. Se voi ci pensate quanto è avvenuto qui, quanto sta avvenendo, in fondo non è più grave di quanto è avvenuto in altri festival, i quali hanno dovuto essere interrotti. E noi a questo non vogliamo arrivare, perché riteniamo che sia un dovere politico nostro, un impegno che abbiamo assunto, nostro e di tutti noi, fare in modo che questo festival possa arrivare alla sua conclusione, possa essere quello che abbiamo pensato che dovesse essere, un momento di dibattito, di vita collettiva, di divertimento, di discussione politica.